a tutti, iscritti e non iscritti, benvenuti in questo nostro decimo video sulle Lalalupsi da AliExpress. Qui c'è anche Nadia. Ciao ragazzi! Era da tanto che non arrivavano video sulle Lalalupsi perché c'è stato un periodo in cui non le ho più acquistate perché, come sapete, se avete visto i video precedenti, bisogna prestare un po' di attenzione ai venditori perché caricano modelli nuovi e non ho avuto tutto questo tempo per poter fare questo, insomma, cercare modelli nuovi. Comunque qui ce ne sono due che non avevo, andiamo ad aprirle. Ci hanno messo, sì, circa un mesetto ad arrivare, neanche tanto poi. E non mi ricordo il prezzo, adesso ve lo dirò più avanti. E penso sulle euro 65, sì, euro 70, più o meno sì. È sempre così. Andiamo ad estrarle. Ah, eccola qui, guardate, questa è leopardina, ve la tolgo dalla confezione. Ed eccola qua, veramente bellissima ragazzi, io l'ho chiamata leopardina ed è chiaro il motivo. Lo potete tranquillamente vedere, qui sulla guancia ha una zampina di gatto, di leopardo, insomma, disegnata, e il suo vestitino è tutto beige, bellissima, questo cerchietto leopardato, appunto, dicevo, in testa, dietro la capigliatura è così, è una nuova mai vista, i capelli sono rosa, il viso è semplicissimo, di pelle è chiara, e davanti il vestito è così, dietro il vestito è in questo modo, non è particolarissimo il vestito, è praticamente normale, e poi ha questi stivaletti con queste calzine e sotto le scarpine sono fatte così. Vestito sotto anche così, potete vederlo. Non è particolarissima, però l'ho trovata carina, sì. Sì, molto carina per questo cerchietto, insomma, è a tema, diciamo, leopardo. È carina. Bellissima. Possiamo passare alla prossima. Questa la diamo a Nadia, così la guarda. E intanto se ci vuole dire cosa ne pensa. No, non ero più abituata a vederle, ecco qui. Sì, guardavo sempre le mie lilline, ma è molto carina, sì. Guardate chi sono riuscita a trovare, anche se in realtà mi manca ancora ametistina. Ragazzi, non ho avuto tempo da prestare a questa cosa della ricerca delle Lalalupsi nuove, quindi quelle che ho trovato ho preso. Ecco qui, abbiamo Zaffirina, non mi veniva il nome. Guardate, partiamo dalla testa, ha un fiocco trasparente fatto di gemme, insomma è gomma, però è anche trasparente, insomma è sfaccettato come le gemme ed è trasparente. La sua capigliatura è azzurrina, così. Non mi piace tantissimo questa capigliatura come forma, però ci sta, è molto nuova, particolare anche lei. Nelle guance, se vi chiedete come mai queste hanno i buchi, è perché dovevano avere gli orecchini come accessori. Io queste Lalalupsi le acquisto senza accessori, perché mi vanno benissimo così, solo che queste rimangono con due buchi in questo e modo. E dovevamo qua fare ovviamente in resina, da moda, secoli, e non siamo ancora riusciti a farle. Come vedete, questa ragazza è arrivata con un po' un difetto qui sul braccio, vedremo cosa fare con il venditore. Il suo vestito è così, trasparente, molto molto bello, e con tutti questi dettagli d'oro, insomma, vedete, ha queste calze, pantaloni, diciamo, pantacollant blu, le scarpe sono oro, per insomma ricordare che la pietra viene incastonata sull'oro, perché comunque lo zaffiro è una pietra molto molto preziosa. È veramente bellissima, molto, non è facile da trovare questa Lalalupsi. Vi metterò il link nell'info box, ma non so se la troverete ancora, cercate un po'. Ed ecco qua le due Lalalupsi che abbiamo trovato in questo video, sono molto molto carine e mi spiace mettervene solo due in questo video, ma ragazzi, mi prendo un attimo di tempo per spiegarvi questa cosa. Non so bene come andrà il canale d'ora in poi. Una cosa è certa, che caricherò meno video, insomma meno frequentemente, perché in questo periodo ci sono dei cambiamenti nella mia vita per i quali non ho il tempo di registrare molti video. Quando quindi si sarà sistemata, ragazzi, saprete di più. Magari vi farò sapere. Adesso non vi voglio parlare nel dettaglio delle mie cose personali, anche perché non l'ho mai fatto sul mio canale, ma comunque è anche perché non sono stabili queste cose, ecco, vedremo. Una cosa carina, ragazzi, cambiamenti positivi, sì, 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 positivi per lei, ma forse un po' meno per me. Quindi vi mandiamo un bacio enorme, e ci vediamo nel prossimo video. Restate iscritti, non abbandonatemi, perché prima o poi spero di tornare con più video possibili. Va bene, buone vacanze a tutti, ciao. Ciao.